del fuoco, ho dovuto minacciarlo di diseredarlo se continuava, perché voleva fare a tutti i costi, voleva fare, ne bastano due, infatti fa l'ingegnere con grande successo, quindi è molto meglio. E quindi c'è sicuramente un aspetto emotivo, passionale, tradizionale. Ci sono decine e decine di vigili del fuoco che si chiamano tutti lo stesso nome, tutti lo stesso cognome, ci sono generazioni da tutte le parti. Quindi il primo aspetto. Il secondo è che la maggior parte delle soddisfazioni noi le abbiamo dalla strada, dal cittadino, cioè dalla persona che in qualche modo soccorriamo, e quindi è quella che ci galvanizza di più. Sicuramente l'entusiasmo scende un po' quando abbiamo a che fare con altre situazioni, a cominciare da quelle che dovrebbero riconoscere la necessità di consentire ai vigili del fuoco di essere sempre all'altezza della professionalità. Come dicevo prima, come penso di aver ormai ampiamente detto, siamo un po' diversi dai pompieri delle altre nazioni, siamo un corpo d'élite, facciamo un po' tutto, facciamo anche molte cose che altri non fanno, tappiamo tantissimi buchi, abbiamo raggiunto tecnologie avanzatissime. Ecco, però questo, una buona parte di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie alle iniziative personali e alla benedizione, parlo dal comandante al pompiere stesso. Oggi, ancora oggi, sono dei vigili che volontariamente vanno a fare corsi di specializzazione senza chiedere retribuzione, quindi, rubando il tempo alle loro ore. Purtroppo, soprattutto in questi ultimi tempi, lo dico senza, mi spiace che magari urtare anche la suscettibilità di qualcuno qui presente, gli ultimi 2 anni sono stati negativi al 100%, cioè abbiamo avuto un taglio assoluto delle risorse. Noi siamo un'azienda che produce sicurezza, siamo un'azienda come gli altri, noi riusciamo a lavorare perché il nostro modo di lavorare non è improntato all'azienda pubblica, è improntato al modo di ragionare dell'azienda privata. Cioè non siamo burocrati o altro, cerchiamo sempre di ragionare in termini propositivi, dinamici, esattamente come deve essere un'azienda, come fanno le aziende private. Ecco perché qualche volta non ci intendiamo molto con i nostri confratelli delle aziende pubbliche, perché hanno forse un modo di ragionare ancora un po' legato all'aspetto del burocrate. Noi siamo tutto tranne che burocrati. Ecco, quindi essendo un'azienda, tutte le aziende di questo mondo, anno dopo anno, per poter sopravvivere, devono avere un budget almeno di quel 3-4% superiore a quello dell'anno precedente, non solo per mantenere il livello, ma anche per far fronte a quelle che sono il caro vita e quant'altro. Bene, noi abbiamo avuto in questi ultimi 2 anni dei tagli addirittura, non un aumento, addirittura dei tagli rispetto agli accreditamenti e alle risorse degli anni passati. Questo è assurdo, è pazzesco, direi che è quasi criminale. Bene? Una struttura come la nostra che fa sicurezza non può non essere messa in grado di pagare la benzina. Bene? Perché se non possiamo pagare la benzina, grazie a Dio la benzina ce la danno perché i fornitori sono forse più avveduti di chi ci mettono queste pastoie, però è assurdo che un vigile del fuoco non possa avere il tempo o essere retribuito per aggiornarsi. Quando noi abbiamo creato uno specialista con sacrifici sia dell'amministrazione, ma soprattutto del vigile, del singolo, del funzionario, dell'ufficiale, del comandante, quello che siano, questa gente poi per essere efficace, per essere professionalmente all'altezza del suo lavoro, deve potersi mantenere aggiornato. Non è sufficiente fare un corso di un mese e poi buttare adesso ti arrangi. No, dato che noi abbiamo a che fare con tecnologie avanzate e ci confrontiamo con situazioni dove le tecnologie sono sempre da verificare, noi non possiamo buttare le ortiche quello che abbiamo imparato. E quindi è assurdo pensare che un vigile del fuoco oggi, vigile del fuoco inteso come vigile del fuoco italiano, quindi tecnico di altissima qualità, non possa avere il tempo per addestrarsi, salvo che non lo prenda al suo tempo libero. Questo è assurdo, è veramente delinquenziale. Bene, bene. Allora adesso noi facciamo una pausa, quindi, e riprendiamo verso, diciamo, puntualissime alle 2:30. Magari cominciamo qui ad arrivare alle 2:15, penso alle 2:30 incominciamo. Riprendiamo, grazie. La politica della sicurezza. Ciascuna azienda, però ciascuna amministrazione, anche pubblica, quindi ciascun privato nella sua casa,
hanno una politica della sicurezza. Abbiamo parlato di cultura e arte della sicurezza, però forse c'è anche una politica della sicurezza che può stabilire anche un certo indirizzo, anche normativo. Ecco, forse questo un po' può essere un tema. Come intende? Perché dicevamo che ci può essere certamente un'ideologia, parlavamo della circolazione, no? Del traffico, e allora fare un esempio, no? Allora negli anni 70 a un certo punto c'era in tutta l'Europa, ancora prima, la tendenza a fare quindi metropolitane, gallerie, anche quindi a dotare tutta l'area attorno alla città, area di espansione urbana, a dotarla di una viabilità conveniente. E allora c'era l'ideologia che diceva: no, se noi facciamo la metropolitana, noi favoriamo i colletti bianchi, perché i colletti bianchi prendono la metropolitana, invece i proletari prendono i tram. E per cui niente metropolitana, niente gallerie, no, cioè una cosa si può sembrare oggi ridicola, assurda, no? Cioè più che ridicola, assurda. Ecco, c'è una politica, per esempio, appunto una politica della sicurezza che investe vari settori, lo dicevamo dalla, sì. Ecco, però anche le normative. Diciamo questo, che da noi in Italia parlare di politica della sicurezza è un po' difficile, ecco. Perché in effetti non c'è un progetto politico della sicurezza, c'è un'idea. Un'idea che è vero che è sfociata in buoni risultati, risultati come dicevo ripetutamente sicuramente superiori a quelle che anche non le aspettative in fin dei conti. Ma secondo me questo, più che per un discorso strutturale, questo risultato positivo, è avvenuto per un intimo convincimento un po' sia di coloro che dovevano fare i controlli, sia da parte dei controllati. Cioè si è arrivato a una consapevolezza di questo. E secondo me inizialmente questo risultato è stato ottenuto perché c'è stata una sorta di imposizione tra noi, cioè se una cosa non viene imposta è difficile che ci possa essere un'iniziativa. Quindi inizialmente, diciamo così, questo aspetto, queste strutture normative si basavano su imposizione, devi farlo perché sennò hai la sanzione. Bene. È andato avanti per anni così. Poi quando si è cominciato, praticamente cosa c'era? Questa politica prevedeva le strutture pubbliche che dovevano controllare in modo abbastanza rigoroso anche, attraverso normative particolari a seconda dei campi di attività. E il controllato, l'imprenditore, il gestore di attività varie, doveva rigidamente eseguire i lavori e quindi farsi controllare. E quindi diciamo, un primo risultato è avvenuto perché l'obbligo di legge in qualche modo lo obbligava a fare, i controlli quando davano le sanzioni erano chiaramente dolorosi per chi subiva queste cose. Però quando poi si è capito che questa politica più di un certo risultato non si riusciva a ottenere, perché chiaramente, io dico sempre una cosa, quando io faccio una disposizione di legge con tutta una serie di sanzioni e di obblighi, se non posso anche controllare che questo viene fatto, perdo del tempo, perché il rigore è sì nell'aspetto normativo, ma anche nel controllo. E quindi la politica è un po' cambiata. È un po' cambiata anche perché forse abbiamo recepito a livello europeo le direttive europee, dopo che si è arrivati a questi risultati, e quindi un po' secondo direttivo, e un po' perché la gente ha capito che la nuova politica di sicurezza era fatta anche con una compartecipazione dei responsabili,
con partecipazione che alla fine dei conti si è visto che ottenevano migliori risultati e soprattutto si risparmiavano dei quattrini. Mi spiego meglio. La sicurezza si può ottenere in due modi chiaramente che sono complementari. Uno, attuando tutta una serie di adempimenti normativi basati su caratteristiche particolari di impianti e strutture, e questa è la prevenzione classica, diciamo così, che è quella rigida. E poi, in modo complementare a questo tipo di attività, c'è quella, come dicevamo prima, della gestione della sicurezza. Cioè, dovendo arrivare a un valore 100 di sicurezza, a questo valore 100 si può arrivare con 100 tutto di adempimenti normativi, di impiantistiche e strutture, e 0 di partecipazione delle persone. Come si può arrivare anche a un 50-50, cioè 50 di adempimenti normativi e un 50 di organizzazione. Cioè la normativa italiana prevede che ci possa essere una sostituzione di aspetti impiantistici e strutturali con una buona organizzazione. Cioè una buona organizzazione può in qualche modo sopperire a carenze strutturali. Allora, qual è il discorso? Anche dal punto, intanto, il discorso di far compartecipare all'attività organizzativa i dipendenti o quanto altro è anche utile perché li addestra, li accultura. Però si è anche visto che, in fin dei conti, volendo essere un po' cinici, diciamo così, il costo di un impianto è superiore a un paio d'ore che si perdono ogni 5-6 mesi per fare una seduta di acculturamento dei propri dipendenti. E quindi, secondo me, anche questo ha giocato un ruolo importante. Si è visto che, in fin dei conti, questo rende, e quindi di questo se ne sono resi consapevoli sia i legislatori, sia gli utilizzatori, e quindi siamo arrivati, dopo un po' di fatica, anche un po' scimmiottando un po' all'estero, ma migliorando la cosa, siamo arrivati a questa politica del 50-50, dove c'è una parte, una buona parte, diciamo così, 50, ma insomma, chiaramente poi questo valore oscilla, dove una parte della sicurezza è raggiunta con gli interventi strutturali e un'altra invece è raggiunta con l'organizzazione interna. Ecco, il problema adesso è qui, quindi attualmente siamo in un periodo buono, di buon rendimento. Il problema è un altro, bisognerebbe che per mantenere efficiente questo tipo di politica ci sia un mantenimento anche della parte organizzativa. Cioè da parte del legislatore bisogna mettere sempre in campo delle disposizioni normative che consentono sempre l'aggiornamento, cioè la continuazione della partecipazione a questa attività da parte dell'imprenditore, perché se questo non avviene praticamente c'è un abbassamento di guardia e quindi torniamo a quello che avveniva tanti anni fa. Quindi questa è oggi insomma la politica a cui siamo arrivati. Un'ultima osservazione che non è un po' critica è questa, che a questa politica corretta, il risultato corretto, siamo anche arrivati però non per iniziativa del legislatore. Il legislatore si è mosso solo quando è stato ascoltato. Cioè abbiamo avuto il cinema statuto anni addietro, abbiamo avuto il famoso Todi, non so se lei si ricorda Todi, la mostra dove erano morte non so quante persone, la mostra di non mi ricordo se era di quadri o di arte o di mobili, non mi ricordo. Comunque queste mostre, abbiamo avuto parecchi incidenti negli anni passati di alberghi, ultimamente abbiamo avuto ovviamente il CMESA. Poi abbiamo avuto ultimamente la ThyssenKrupp, cioè ogni volta dopo questi eventi il legislatore, quindi questa è la cosa che un po' lascia preoccupata, cioè che il legislatore si muove solo, non di iniziativa proprio, non per lungimiranza, ma spesso volentieri perché cosa a fare. Poi c'è un'altra ultima osservazione, un po' critica, è che l'Italia si muove a due velocità, questo mi spiace da dire. Il settore centro-nord, ma nel nord in particolare, cioè quello che ha un maggior livello di industrializzato e di attività commerciali, anche per questioni legate ovviamente a una certa struttura, anche a una certa struttura austro-ungarica, ancora delle nostre istituzioni, cioè noi siamo
in Lombardia, in Veneto, le istituzioni funzionano bene, anche perché abbiamo un certo retaggio degli austriaci che, oltre che averci dominato, però ci hanno anche in qualche modo connotato come attività. Purtroppo questo, lo dico io che sono nato in una città del meridione, scendendo verso il sud questo tipo di struttura viene sempre a essere più labile, cioè in effetti quelle che sono le attività di controllo e anche un po' la disciplina che c'è nel nord non lo troviamo nel centro e meno troviamo nel sud. Quindi c'è ancora un'Italia che cammina a due velocità, per non parlare poi di problemi legati a mafia, problemi legati a Camorra, dove ovviamente anche i controlli, secondo me, subiscono chiaramente dei rallentamenti. Poi c'è la politica dei governi che possono favorire? La politica dei governi, no, sulla politica dei governi non sono particolarmente fiducioso, nel senso che i governi sono fatti dai legislatori, cioè sono le stesse persone che si muovono solo per minimizzare i danni. Noi, per quanto riguarda, io mi riferisco esclusivamente ai Vigili del Fuoco, abbiamo avuto un periodo d'oro quando avevamo il ministro Zamberletti. Sì. Il ministro Zamberletti insomma, si era appassionato, all'epoca del terremoto del Friuli, mi ricordo, era stato commissario del governo, cioè aveva avuto l'incarico del governo allora di occuparsi del Friuli. Aveva preso la cosa molto seriamente, persona molto, con tantissimo entusiasmo, ed era un po' diventato, come dire, punto di riferimento, un po' il faro di tutto ciò che riguardava la sicurezza. E direi che con Zamberletti abbiamo fatto un fortissimo salto di qualità. E dopo Zamberletti, purtroppo, personaggi di questa statura non abbiamo più avuti. Non perché non ci siano stati, anche l'ultimo sottosegretario è ancora una persona molto valida, però forse è l'attenzione che queste persone hanno avuto. Probabilmente Zamberletti, per il fatto che appunto venivamo dal terremoto del Friuli, allora era un'epoca in cui ogni 3-4 anni succedeva qualche cosa, probabilmente c'era un po' più di attenzione, nel senso che una volta che Zamberletti parlava, insomma, si rischiava, se non veniva ascoltato, anche di fare delle brutte figure. Da un po' di tempo a questa parte, diciamo così, grosse calamità non ce ne sono state, quindi probabilmente quello che l'uomo politico del momento, in questo caso di solito sottosegretario interno, riporta agli organi governativi, forse non sono presi in soverchia considerazione, perché ci sono probabilmente delle situazioni più gravi, almeno apparentemente più gravi, che captano l'attenzione dei governanti. Fermo restando che poi un domani che dovesse esserci un terremoto, perché il terremoto non è che lo possiamo governare, il terremoto arriva quando gli fa comodo, o un'alluvione o quanto altro, nulla vieta poi che dopo questo magari si faccia un'ennesima legge per fronteggiare certi eventi. Anche la faccenda della protezione civile, da quando è che ci siamo organizzati con la protezione civile? Dopo il terremoto dell'Irpinia, quando si è visto che oltre ai Vigili del Fuoco c'era ben poco, e quindi era necessario anche dare una certa organizzazione al volontariato. Il volontariato ha cominciato a essere efficiente dopo il terremoto dell'Irpinia. Quindi è sempre qualcosa dove noi corriamo dietro. Purtroppo, e questo è un aspetto che poi si rivelerebbe su altre situazioni, la struttura che più spesso, anche perché ci vede tutti i giorni, di sotto è propositiva nel miglioramento di queste condizioni, è proprio il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Purtroppo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non sempre trova degli interlocutori e degli ascoltatori in grado di recepire, non per cattiva volontà, probabilmente per mancanza di cultura, quelle che sono le iniziative che vengono proposte, quelle che sono i suggerimenti. C'è ancora questo, cioè il mondo politico è ancora forse non sufficientemente colto per quanto riguarda gli aspetti che devono dibattere sicurezza, salvo quelli, insomma, così, che fanno cassetta, che fanno audience e quanto altro. C'era qualcosa che dicevi a tavola gli ultimi 2 anni? Dello Stato? L'ultimo periodo, gli ultimi 2 anni. Sì, questo è un problema, è un po' carattere generale, ma in particolare per la Lombardia. In Lombardia c'è poco da fare, è una regione con 11 province, 12 praticamente con Monza,
con 10 milioni di abitanti, quindi insomma, è una nazione, insomma, è più grossa del Belgio, insomma, quindi inutile che ce lo stiamo a raccontare. E quindi abbiamo in questa regione, sicuramente in maggior misura che in tutte quante le altre regioni italiane, numero di persone, di attività industriali, di autostrade, di aeroporti, abbiamo 4 aeroporti, infine, 4 aeroporti internazionali, perché anche Montichiari oggi è aperto al traffico internazionale. Autostrade, cioè tutto ciò che c'è in Lombardia è maxi, è macro. Quindi per noi è gioco a forza come struttura, chiaramente parliamo di noi, ma parliamo anche degli altri amici, delle altre strutture simili alle nostre che lavorano in questo campo, è d'obbligo a organizzarci e attrezzarci per far fronte a questo evento. Perché se in Lombardia abbiamo 264 grattacieli che non ci sono altrove, è chiaro che dobbiamo attrezzarci per intervenire sui grattacieli, quindi è una necessità. Quindi questo richiede anche uno stanziamento, una disponibilità di risorse maggiori di quelle di altre zone, insomma c'è poco da fare. Ecco, purtroppo questo aspetto non sempre viene recepito, cioè la Lombardia viene tranquillamente considerata la stregua delle altre regioni. La divisione dei panni e dei pesci, senza tener conto che certi pesci navigano nei laghi, nelle vasche di lavamento, altri invece navigano in alto mare. Ecco, noi navighiamo in alto mare e c'è bisogno di avere delle navi attrezzate per l'oceano, non per la vasca da bagno. Qui si potrebbe dire tante cose, però si rischia di andare un po' nella politica. Ovviamente c'è sempre un discorso quando non si sa rispondere, ecco, solito Lombardia, la solita Milano, i soliti leghisti, voi siete i primi della classe. Sì, siamo i primi della classe, è la pura verità. Sappiamo di essere più bravi degli altri perché ce lo dicono gli altri, non perché ci dice qualcun altro, però questo non vuol dire che poi quando è il momento, quando c'è bisogno anche di farci mantenere questo livello, non ci diano le risorse. In Lombardia abbiamo, come abbiamo accennato prima, il 25% delle attività pericolose, delle attività a grande rischio, abbiamo tutto praticamente. Cioè, qui in Lombardia se manca solamente il porto petrolio, ecco, ma in effetti abbiamo tutto il resto, tutto ciò che può comportare dei problemi di intervento. E per fare questo abbiamo bisogno di risorse. Abbiamo il nucleo regionale che si occupa di nucleare, di batteriologico, di chimico e di radiologico, cioè praticamente qualunque cosa capiti anche a livello di grossa calamità di tipo industriale, in Lombardia siamo veramente molto molto avanzati. Quindi abbiamo, e questo bisogna darne atto, negli anni precedenti siamo stati attrezzati con ottime apparecchiature. Però le apparecchiature, come dicevo prima, sono stupide, cioè c'è bisogno dell'uomo che poi le faccia funzionare. Se l'uomo che deve fare funzionare non viene addestrato e non viene poi mantenuto sempre a un livello di aggiornamento qualificato, è chiaro che le attrezzature non funzionano da sole. Oggi abbiamo grossissime difficoltà per mantenere l'efficienza della manutenzione delle apparecchiature, perché non ci danno soldi, ci hanno decurtati, e abbiamo ancora maggiore difficoltà per tenere aggiornato, per mantenere alto il livello qualitativo del personale. Come dicevo prima, molti pompieri ancora oggi partecipano ai corsi di aggiornamento che facciamo spesso e volentieri, accettando eventuali recuperi che chissà quando verranno forniti, perché noi abbiamo la famosa la banca del recupero ore, no? Cioè è una scusa per dire non ti pago, quando avremo tempo ti restituiremo le ore. Però c'è della gente, dei pompieri, dei vigili che hanno centinaia e centinaia di ore, e se dovessero mettersi a recuperare starebbero dei mesi a casa, quindi sappiamo già benissimo che molto difficilmente recupereranno. Gli stessi vigili che vanno in pensione, adesso io ho un capo reparto bravissimo, fra l'altro, che andrà in pensione, che va via perché è un po' scoraggiato, e questo qui ha 500 ore di recupero che non fa, praticamente lui ha perso della sua vita con la moglie e i figli e gli amici, 500 ore che ha dedicato allo Stato e nessuno non è stato pagato, e praticamente se ne va in pensione senza recuperare. Anzi, io ho detto, ma lei non recupera? Cioè, ma no, non recupero perché voglio rimanere fino all'ultimo momento insieme a voi. Cioè, c'è questo spirito di corpo altissimo, fortissimo, che qualche volta tappa, cioè mette delle toppe a dei buchi, insomma, che sono determinate da altre cause. E questa è una cosa, insomma, che andrebbe assolutamente rivista. Perché, fra l'altro, quello che noi anche diciamo è questo: se si investe in una struttura di alta qualità come può essere quella dei Vigili del Fuoco della Lombardia, è un investimento per tutto il territorio nazionale, perché una struttura che ben funziona qui, poiché noi non abbiamo frontiere, siamo un corpo nazionale,
se abbiamo una struttura ben funzionante e aggiornata, qualunque cosa capita in qualsiasi altra parte d'Italia, come sempre avviene, si prende la struttura di Milano, di Brescia, di quello che sia, e va a portare soccorso. Anche, magari anche con una razionalizzazione delle risorse, al posto di creare, non so, 20 gruppi regionali. È inutile fare 20 gruppi regionali che fanno tutta la stessa cosa. Se ne fa un numero ridotto, molto attrezzato, molto, molto professionalizzato, che nella bisogna va un po' dappertutto. Quindi è anche un discorso un po' lungimirante organizzativo. Nella sua esperienza questo è avvenuto, cioè mentre era a Piacenza o mentre era a Milano, di essere andato in altre regioni d'Italia in caso di sinistri molto importanti? Sì, beh, questo avviene normalmente con quella che si chiama la colonna mobile regionale, cioè ogni regione della italiana prevede che i comandi dei vigili del fuoco provinciali abbiano un'organizzazione tale da costituire quella che si chiama la colonna mobile regionale, cioè in caso di emergenza, dovunque capita in Italia, ogni regione mette insieme questo nutrito gruppo di uomini e mezzi già preorganizzato, cioè ogni cambio di turno, in ogni caserma dei vigili del fuoco si sa già quali sono i vigili che in caso di emergenza devono andare in Calabria, quindi diciamo in mezz'ora. Dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia partono 300-400 uomini con 100-158 mezzi per la destinazione che li compete. E questa è la colonna mobile regionale che si occupa di quelle che sono gli interventi ordinari, diciamo così, alluvioni, terremoti. Poi abbiamo, e questo capita, insomma, Friuli, Irpinia, dovunque noi siamo tutti quanti, ci siamo mossi. Ecco, poi c'è una cosa un po' più specializzata, cioè quella, come dicevo prima, di questa NBCR, cioè questo nucleo di specialisti altamente qualificati, a livelli molto molto alti, dove vi assicuro non c'è pari al mondo, cioè i vigili del fuoco italiani sono gli unici che hanno questi gruppi altamente specializzati. Negli stessi Stati Uniti o in Germania non esistono a questo livello. Fra l'altro, quando è venuto in Italia qualche anno fa la IEA, che è l'agenzia internazionale, insomma quella che si occupa, adesso non mi ricordo esattamente, l'agenzia internazionale dell'energia atomica, eccetera, che ha sede a Vienna, ha fatto i complimenti quando a noi in Vigile del Fuoco di Piacenza, perché era all'epoca l'unica struttura di livello campale in grado di svolgere quel tipo di lavoro. Quindi noi oggi abbiamo nelle nostre regioni, ma in particolare appunto in Lombardia, questo nucleo altamente qualificato che è in grado di andare dappertutto. Quando c'è stato il famoso Chernobyl, che l'Italia era sotto nuvola, da Piacenza, mi ricordo, siamo partiti con i carri mobili che erano stati previsti con i laboratori mobili.
tutto legato spesso anche un po' al traffico, insomma, ecco, ma secondo me, così personalmente, ripeto, non è proprio un argomento che ci tocca da vicino, perché noi ci limitiamo un po' a quelli che sono gli aspetti degli impianti termici, però se devo parlare del cittadino milanese direi che proprio che in effetti la situazione è molto migliorata rispetto al passato. Il traffico ha qualche problemino, lo dà ancora, insomma, ecco, però sono discorsi che, insomma, di tipo un po' diverso. Allora, il tema del controllo, no? Come avviene il controllo periodicamente? Dunque, il controllo avviene su tre fasi. Allora, intanto per cominciare c'è un dispositivo di legge dove sono elencate tutte le attività che sono sottoposte al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Questa attività, questo è un decreto ministeriale, i titolari di questa attività, quindi i titolari, ripeto, quindi coloro che hanno la responsabilità, devono sottoporre ai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco i progetti prima di iniziare ogni tipo di intervento, sia di modifica, sia di nuova realizzazione e quant'altro. Il comando dei Vigili del Fuoco riceve questo progetto, il progetto viene controllato, esaminato, confrontandolo con quelle che sono le specifiche norme di sicurezza di quel tipo di attività. Se il progetto è corretto, il comando lo approva, quindi questo progetto può passare alla parte esecutiva, cioè si può iniziare a costruire. Quindi vuol dire che in effetti i progetti che riguardano le attività pericolose, prima di essere approvati in comune, dovrebbero essere approvati dal comando dei Vigili del Fuoco, cioè dovrebbero arrivare in comune i progetti già col timbro del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Questo fra l'altro è anche una comodità, perché molte nostre prescrizioni hanno carattere strutturale. Quindi un'eventuale autorizzazione del Comune e successivamente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco costringerebbe in molti casi il titolare a ritornare in Comune, perché ovviamente c'è qualche modifica che noi imponiamo, parlo di strutture, di altezza, di larghezza, di luci, di aperture e quanto altro. Non tutti i comuni, nonostante siano passati ormai tantissimi anni, la legge è del 65, quindi gli anni sono passati, si ricorda che alcune attività non possono essere approvate direttamente dal comune, ma devono prima transitare dai Vigili del Fuoco. Sì, i comuni, molto, qui abbiamo un rappresentante, però non penso che sia di quel ramo, molti comuni mettono sia a condizione che nel caso l'attività sia soggetta di acquisire il nulla osta dei Vigili del Fuoco. È un po' un Ponzio Pilato. Comunque, il primo aspetto è questo, quindi l'autorizzazione preventiva prima di iniziare i lavori, quindi un'approvazione di un progetto. Quando il progetto è approvato possono iniziare i lavori. Al termine dei lavori il titolare deve richiedere al comando la visita di controllo. Il comando esegue la visita, questa visita viene fatta con due caratteristiche: una visita di controllo diretta sul posto, quindi controllando visivamente quello che risulta dai disegni, e poi un controllo, una verifica sulle certificazioni, cioè il nostro controllo non può essere un controllo approfondito anche per quanto riguarda l'aspetto impiantistico. Per il controllo dei Vigili del Fuoco, secondo quelle che sono le disposizioni di legge, non possono durare più di un giorno. In un giorno chiaramente uno può fare una visita anche approfondita, ma non può che limitarsi a controllare gli aspetti visivi. Tutti quegli altri aspetti di tipo impiantistico, e mi riferisco non solo agli impianti antincendio, ma anche agli impianti elettrici, i sensori di fumo e quanto altro, viene rilevato attraverso quelle che si chiamano certificazioni di conformità. Prima avevo fatto un po' di polemica dicendo così, che questi certificati di conformità vengono rilasciati per legge dalle stesse imprese che hanno fatto i lavori. Purtroppo è così. Quindi se un'impresa, l'impresa dell'elettrica, non so, del signor Rossi, fa i lavori e lo stesso signor Rossi certifica che l'impianto è a norma, noi dobbiamo accettarlo. Però diciamo, sia l'amministrazione pubblica sia l'imprenditore possono sempre chiedere una perizia esterna di un terzo, e quindi che faccia un collaudo. Se hanno dei dubbi, sì. Se ha dei dubbi può farlo. Cioè, se lei... E quel certificato, che non è del progettista, non è dell'impresa che l'ha realizzato, ha un valore un po' differente. Sì, però professore, lei adesso fa un ampliamento dell'albergo, fa i lavori, noi controlliamo la parte strutturale, di uscite, quello che sia. Poi, per quanto riguarda, per esempio, parliamo dell'impianto elettrico. Lei fa l'impianto elettrico, si rivolge alla ditta, la ditta rilascia un certificato di conformità. Se lei lo ritiene valido, lei lo prende e ce lo trasmette, e quindi in questo caso lei è consapevole, quindi quello è il certificato che noi riteniamo buono. Certo. Se lei ritiene di aver, perché poi il primo truffato a lei alla fine dei conti, però qualunque documento lei ci produca, attenzione, è l'ultimo che conta, cioè è lei che ce lo trasmette. Esatto. Quindi è lei, il filtro è lei in questo caso. Esattamente. Quindi chiaramente questo, anche qua c'è una certa
indirettamente il legislatore invita il titolare dell'attività a scegliersi ditte valide, perché alla fine dei conti, sì, il responsabile della falsa certificazione, abbiamo degli avvocati, quindi adesso non vorrei fare l'avvocato, ha le sue responsabilità, ma anche quelle magari del titolare che ha bevuto tranquillamente queste cose, qualche risposta può avere. Non c'è dubbio che quando è palese la violazione, se noi ce ne accorgiamo, perché è chiaro, se tu mi dici che mi dici che una turbazione da mezzo pollice eroga, non so, 500 litri al minuto, a quel punto lì, insomma, nessuno ci crede, e anche se è certificato, no, guarda, andiamo, allora facciamoci una prova, fermiamo tutto, tutto chiuso, tutto bloccato, stiamo qui una settimana e verifichiamo se effettivamente passa 500 litri da un tubo di mezzo pollice, però sono quelle cose eclatanti che molto raramente succede. Però purtroppo oggi la legge questo consente, che a fronte di una certificazione di conformità l'ente di controllo deve prendere per buono, salvo che non veda cose eclatanti, ma è molto difficile che questo possa avvenire, insomma. Quindi per questo, per quanto riguarda l'aspetto dei controlli. Poi invece c'è quello successivo della convalida del certificato, cioè il certificato ha una validità nel tempo limitata a 3 o a 6 anni, dipende dal tipo di validità. Quindi al termine della validità il titolare deve richiedere, lui deve richiedere, cioè non è l'ente di controllo che va, no, a ricordare, è lui che deve richiedere il rinnovo del certificato. In questo caso, anche qui c'è la legge venuta molto avanti, c'è una compartecipazione da parte dei titolari di attività, dove la legge prevede che allorché l'attività non abbia subito nessuna variazione rispetto all'ultima visita, il rinnovo del certificato di prevenzione incendi è fatto non attraverso una visita da parte dei vigili del fuoco, che non si muovono dall'ufficio, non si muovono dalla caserma, ma esclusivamente attraverso una dichiarazione del titolare dell'attività, il quale dichiara che nulla è mutato nell'attività stessa. Questa dichiarazione, unita a una perizia giurata su quelli che sono i funzionamenti e quindi il funzionamento degli impianti antincendio da parte di un tecnico qualificato, eccolo qua, è sufficiente per consentire il rinnovo del certificato per altrettanti anni senza che i vigili del fuoco svolgano la visita. Oh, sì, sì. Però in questo caso c'è il perito. Certo. Poi c'è un altro aspetto molto interessante nella legge, che avevo dimenticato di dirlo, al momento del secondo passaggio, cioè quello in cui c'è da fare la visita di controllo, la prima visita di controllo, la legge, il legislatore è stato abbastanza accorto, nel senso che dato che quando uno ha costruito un'azienda spesso ha il fiato sul collo delle banche, dei creditori, quindi ha bisogno di iniziare a lavorare perché deve cominciare a produrre, i vigili del fuoco ovviamente non fanno solo prevenzione incendi, fanno anche soccorso. Quindi il nostro sopralluogo non è detto che arrivi dopo una settimana, può anche arrivare dopo un mese, per dire. Allora, questo mese, per evitare che l'imprenditore rimanga un mese inattivo e quindi con tutta una serie di, possiamo immaginare, di problemi, la legge prevede che l'imprenditore, anche contestualmente alla presentazione della domanda al comando dei vigili del fuoco, possa presentare quella che si chiama dichiarazione di inizio attività, dove si limita a dire: attenzione, io Dario D'Ambrosio, mentre presento la richiesta di certificato, faccio presente, quindi dichiaro, che tutti i lavori che mi hanno prescritto il comando del progetto sono stati perfettamente eseguiti. Questa è un'assunzione di responsabilità, e il comando dei vigili del fuoco rilascia quella che si chiama appunto dichiarazione di inizio attività, che equivale a un certificato di prevenzione incendi, la cui responsabilità è totalmente a carico del titolare dell'attività. Esatto. Quindi il famoso discorso della compartecipazione. Poi, quando dopo un mese, dopo 15 giorni o quello che sia,